Andrea Sodo, sindaco uscente, è candidato alla carica di sindaco di Nuoro in queste elezioni. Ieri il dato del ballottaggio, oltre il 29% dei consensi, e l'8 e il 9 novembre sfiderà Pietro Sanna al centrodestra. Un primo commento a questi dati. Ma sono molto contento del successo che ha avuto la nostra coalizione, la mia lista civica e anche del successo personale. Ritengo che questo sia un attestato di stima, ma ci incarichi di un impegno molto gravoso per il futuro della città e sarà sicuramente un impegno che noi cercheremo di portare avanti con perseveranza, con saggezza, con ponderazione, con calma, per creare le condizioni di una città migliore, più vivibile, più attenta alla persona, e quindi sono molto contento di questo risultato. Adesso affrontiamo il ballottaggio sulla base dei temi della politica cittadina e anche nazionale e internazionale, perché il primo tema è naturalmente quello dell'emergenza pandemica, e poi vedremo chi vincerà al ballottaggio e avrà questa grande responsabilità. Ci sono 15 giorni da qui al ballottaggio, ci saranno interlocuzioni con chi ha partecipato, cosa farete? No, ci sarà una campagna elettorale dove tratteremo dei temi, ci saranno due tesi, la tesi degli avversari politici e la nostra tesi, e queste si confronteranno, poi i cittadini liberamente saranno chiamati a decidere.